Le discriminazioni e la violenza di genere in particolare sono prima di tutto un fenomeno culturale. Compito dell'assessorato alla cultura e alle pari opportunità sensibilizzare, rigenerare, educare a relazioni fondate sul rispetto, alle pari opportunità per tutti e tutte. Come assessorato alla cultura e alle pari opportunità della città di Moncalieri, attiviamo tutto l'anno progetti per gettare semi e innestare coraggio sul territorio. Per esempio, il coraggio da parte delle donne di farsi aiutare e di denunciare soprusi e violenze. Lavoriamo con vari esperti e artisti sui temi di identità, stereotipi, ruoli, genere. Promuoviamo l'uguaglianza nel rispetto delle differenze. È una responsabilità condivisa nei confronti dell'intolleranza alla violenza, a tutti i livelli. I lumi della ragione sono potenti e il nostro compito è quello di alimentarli quotidianamente. Come si diventa resistente? Si può a 17 anni? Sì. Giovanna d'Arco ha 17 anni, Arthur Rimbaud ha 17 anni. Si possono fare un sacco di cose a 17 anni. C'è anche la piccola Tina, che nasce il 25 marzo 1927 e nel 1944 ha 17 anni e frequenta l'istituto magistrale. Un giorno i nazifascisti entrano in classe. Tutte in cortile! Tutte le ragazze si dispongono ordinatamente in cortile e che cosa vedono davanti ai loro occhi? 31 uomini con la corda al collo. Un ordine. Li impiccano. Nella piccola Tina nasce una rivolta incandescente. Pancia, cuore, mente. Entra nella resistenza, sceglie il nome di battaglia Gabriella dall'Arcangelo Gabriele. Diventa staffetta. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si laurea e insegna alle scuole elementari. Si impegna. Fa la sindacalista. Si impegna. Diventa deputata in Parlamento e si occupa di affari sociali, lavoro e previdenza sociale, igiene e sanità. Si impegna per la famiglia, si impegna per le donne. Si impegna fino a far nascere la legge sulle pari opportunità. Ma cosa sono esattamente le pari opportunità? Cerchiamo. Le pari opportunità sono un principio giuridico sancito dalla Costituzione italiana che mira a rimuovere ogni tipo di ostacolo discriminatorio alla partecipazione al mondo del lavoro e quindi economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico. Si impegna. E nel 1976 la prima donna ministra di un governo italiano, ministra del lavoro e della previdenza sociale. Si impegna. E diventa anche ministra della sanità. È l'autrice principale della riforma da cui nasce il Servizio Sanitario Nazionale. Nel 1977 è fra i primi a firmare la legge per abolire le discriminazioni di genere fra uomo e donna, e cioè la parità salariale e di trattamento sui luoghi di lavoro. Si impegna. E nel 1981 è nominata presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla loggia massonica P2 di Licio Gelli. Staffetta partigiana, sindacalista, madre della legge sulle pari opportunità, ministra, principale autrice della riforma per creare il Servizio Sanitario Nazionale, guida della commissione d'inchiesta sulla P2. Nel 2009 la premiano con il premio Articolo 3 per l'attività svolta durante tutta una vita, spesa anche a rischio della medesima, al servizio della libertà e dei valori di uguaglianza sanciti proprio dall'Articolo 3 della nostra Costituzione. Tina Anselmi muore nel 2016 a 89 anni, la madre della legge sulle pari opportunità. Storia di una passione politica. La Gabriella in bicicletta. Zia, cos'è la resistenza? Nonostante donna, storie civili al femminile. La rocca del paradiso.
Bella, ciao. A Moncalieri ormai da qualche anno proponiamo un percorso di sensibilizzazione rivolto agli uomini, operando per primi in Italia in luoghi non convenzionali, come le palestre, i centri sportivi e i campi da calcio. La città di Moncalieri ha dato vita al Punto Donna, luogo di prima accoglienza e informazione per le donne vittime di violenza. In biblioteca abbiamo aperto il punto antidiscriminazione ufficiale della città, istituito dalla Regione Piemonte, e il punto informativo sulle pari opportunità. Da anni lavoriamo con la Polizia Locale, l'Arma dei Carabinieri, l'ASL Torino 5, con le associazioni attive sul territorio e il telefono rosa, e ci confrontiamo con varie reti a cui abbiamo aderito, come ad esempio la Rete Nazionale Redi, per i diritti LGBT. Ci siamo impegnati per rendere concreta e effettiva l'accessibilità per tutti, almeno in biblioteca, dagli ausili informatici per persone con disabilità ai progetti di inclusione per gli stranieri. Abbiamo promosso l'empowerment delle donne attraverso corsi di formazione per le dipendenti comunali e incontri di aggiornamento per professioniste di vari settori. Abbiamo redatto la Carta dei diritti delle mamme e aderito alla Carta dei diritti delle bambine. Abbiamo approvato la delibera sull'uso corretto del linguaggio di genere nella pubblica amministrazione con il progetto Io parlo e non discrimino. Abbiamo promosso e promuoviamo la cultura di parità attraverso incontri, convegni, focus su scrittrici e artiste, giornate di studio organizzate insieme alle università e numerose istituzioni culturali. E quotidianamente collaboriamo con associazioni e enti per costruire una rete sensibile alle tematiche di genere e non solo. Cultura e pari opportunità insieme. Ogni giorno un passo avanti per tutte e tutti.